Mercato immobiliare italiano sempre sotto la lente di ingrandimento degli operatori. Brexit ancora non ha chiarito gli effetti, almeno sul mercato domestico italiano, ripeto. Ne parliamo con gli esperti del settore e cogliamo la palla al balzo prendendo spunto dall'ultima operazione effettuata sul mercato, la cessione della sede del Sole 24 Ore progettata da Renzo Piano a Milano, in Viale Monterosa, importo 220 milioni, da parte di Torre SGR, assistita io lo chiamo ancora studio legale Legans, ma credo abbia cambiato la denominazione, Legans, Avvocati Associati, l'avvocato poi mi correggerà Corretto. lei, per capire qualcosa in più su questa operazione. Avvocato abruzzese, se vuole darci qualche informazione. Informazioni sono quelle che sono state rese note a mezzo stampa. È un'operazione molto importante, di altissimo profilo, sia per quanto riguarda i soggetti coinvolti che l'asset, che, come diceva lei correttamente, è un immobile bellissimo. Operazione di assoluto rilievo, e se ne sta parlando molto in questi giorni. Quindi, operazione importante, Dario Strano di Torre SGR. Qualche elemento lato venditore sull'operazione? Ma quello che è importante da sottolineare è che l'operazione è nata di fatto non sollecitata, quindi gli acquirenti hanno richiesto informazioni sull'asset, hanno manifestato un interesse, abbiamo colto questa opportunità. Noi, come gestore professionale Torre SGR, insieme al sottoscrittore del fondo, che è un sottoscrittore di Svizzero Partners Group, col quale abbiamo lavorato per la dismissione di questa icona dell'immobiliare su Milano. Operazione non sollecitata, se ho ben capito. Avvocato abruzzese, cosa significa? Il mercato addirittura si muove in autonomia senza neanche proposte di acquisto. È un segnale certamente positivo per il mercato, e effettivamente stiamo notando che nel primo semestre 2016 abbiamo concluso moltissime operazioni, e molte di queste non sono sollecitate. È un segnale, un trend di crescita che in realtà abbiamo iniziato ad osservare già dal 2015 e che si sta intensificando sempre di più in questi mesi. Nel primo semestre 2016, come studio, abbiamo lavorato su operazioni real estate, abbiamo chiuso 10 operazioni real estate di altissimo livello, e queste sono operazioni che non includono anche le costituzioni di fondi o i finanziamenti immobiliari, quindi è un momento di mercato sicuramente molto favorevole. Dario Strano, il suo parere sul mercato italiano? Ma è sicuramente un momento favorevole. È un momento favorevole però solo ed esclusivamente per, come sempre, le due piazze principali del mercato, quindi Roma e Milano. E in particolar modo si cerca di evitare gli errori che sono stati commessi magari durante il 2007, cioè pre-2000, crisi del 2007. Quindi tutti gli investitori sono concentrati oggi solo sugli immobili centrali. Si tendono ad evitare le periferie. Questo comporta una competizione molto agguerrita per accaparrarsi gli oggetti migliori. Di conseguenza, i prezzi lievitano, le redditività ovviamente scendono. L'enorme immissione di liquidità degli ultimi mesi ha sicuramente favorito questo trend. Quindi stiamo già vedendo gli effetti della Brexit o i tempi erano semplicemente maturi perché questo avvenisse, avvocato abruzzese? Io credo che il processo fosse iniziato prima. Come diceva lei correttamente, è ancora prematuro
e non possiamo comprendere quali saranno gli effetti della Brexit. C'è chi sostiene che il mercato degli uffici, soprattutto sulla piazza di Milano, avrà dei benefici, però è prematuro per dirlo, anche perché chiaramente la Brexit deve essere considerata a livello globale e potrebbe avere degli effetti che in questo momento sono difficilmente immaginabili. Dario Strano, secondo lei sta ripartendo davvero il mercato? Questa è la nuova normalità o è un momento particolare? Ma vorrei essere ottimista e credere che sia una ripartenza del mercato. Non so quanto potrà durare quanto durerà. Alcuni analisti ritengono che davanti a noi per i prossimi anni avremo da lavorare parecchio perché il mercato continuerà a crescere. Quindi diciamo voglio essere ottimista e sperare che questa ripresa continui. Ancora lei, dottor Strano, ci dicevamo prima di questo intervento che la liquidità ottenuta dalla cessione dell'edificio di Milano, 220 milioni, saranno utilizzati per l'acquisto di nuovi asset. Questo mi sembra forse il miglior biglietto da visita per la vostra attività, segno che il mercato a vostro avviso possa garantire delle soddisfazioni. Certamente, come dicevo prima, l'investitore Partners Group, un investitore straniero, aveva già creduto sul mercato italiano lo scorso anno quando acquisì il 100% delle quote del fondo Milan Prime Office. A valle di questa dismissione è intenzione di Partners Group continuare ad investire sul mercato italiano e questa è la dimostrazione di come gli investitori stranieri credano nel mercato italiano e in alcune piazze del mercato italiano. Questo già prima di Brexit, per legarci al discorso di prima. Avvocato Abruzzese, cosa si aspetta nei prossimi mesi? Io credo che il mercato immobiliare continuerà a dare soddisfazioni. Dopo il primo semestre continuano ad arrivare operazioni, abbiamo in pipeline vari deal che contiamo di chiudere nei prossimi mesi. Quindi da questo punto di vista sono anche io ottimista. Quindi un ultimo giro. Dottor Strano, secondo lei che cosa possiamo aspettarci a breve sul mercato italiano? Ma guardi, a brevissimo io mi aspetto ancora una forte emissione di liquidità e di investimenti. Notizie di oggi stesso indicano come altri investitori stranieri abbiano puntato sull'Italia allocando risorse importanti sul mercato immobiliare. Questo è un bene comunque per l'intero movimento.